gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo nel 18° Vlogmas, sempre con il canale. Se avete seguito il Vlogmas di ieri avrete sicuramente visto una scena epica, ovvero mio nonno che ribalta una posta perché una signora è entrata prima di lui. E se ve lo siete perso lo trovate sempre nelle i in alto a destra, quindi nella playlist dei Vlogmas. E niente, oggi ragazzi, però, come avete letto dal titolo, torniamo con un nuovo video a tema scuola. Parleremo delle cose che non mi mancano affatto della scuola. Però prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il tasto rosso qua sotto per non perdervi futuri vlog, futuri video tech e soprattutto tanto divertimento e tante cose carine e coccolose. Quindi partiamo subito con questo video. Siccome per la registrazione di questo video ho tutta la casa per me, per fortuna, cosa mai successa nella vita o comunque successa davvero pochissime volte, direi che sfruttiamo l'occasione e questo video ce lo giriamo per tutta la casa. Quindi la luce cambierà tantissimo, perché adesso per esempio sono nella mia stanza, poi magari farò una clip in cucina, una clip nel bagno, una clip in camera dei miei e così via. Quindi ci saranno tanti cambi di luce, ma secondo me potrebbe essere utile anche per rendere il video più dinamico ed intrattenente. Ah, e ovviamente prima di continuare fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche per voi è così. La prima clip la facciamo qua seduta alla mia scrivania. Una delle cose che proprio non mi mancano della scuola sono i lavori di gruppo, soprattutto quelli quando i gruppi li sceglieva la professoressa o il professore, perché ovviamente puntualmente ti metteva nel gruppo della gente che non voleva fare assolutamente niente, quindi eri costretto o costretta a fare tutto il lavoro da sola, sempre se sei una di quelli che se ne fregano del voto e quindi se appunto ti volevi davvero impegnare per cercare di raggiungere un buon risultato. E questa cosa nel corso dei miei 13 anni di vita scolastica mi è successa tantissime volte, perché essendo quella che di solito classe aveva voti più alti, capitavo sempre nel gruppo di quelli che non volevano fare niente. Anzi, in realtà venivo sempre messa in quel gruppo. Poi, per fortuna, andando alle superiori comunque, capitava di rado che scegliessero i professori i gruppi, quindi mi andavo poi a scegliere il gruppo con le mie amiche che sapevo facessero cose. La seconda cosa che proprio non mi manca della scuola sono le interrogazioni a sorpresa. Già le interrogazioni sono brutte di per sé, poi figuriamoci quando sono a sorpresa. Non sono affatto una sorpresa piacevole, se così possiamo dirla. Praticamente le interrogazioni a sorpresa servivano solo per farti morire di ansia o di panico in quel preciso istante. Anche perché comunque, diciamoci la verità, chi è che studiava giorno per giorno? Studiamo tutti, o comunque studiavamo tutti prima dell'interrogazione. Quindi ovviamente si preferiscono sempre le interrogazioni programmate o comunque si venga avvisati il giorno prima di un'interrogazione, ma non quelle a sorpresa. E proprio parlando di interrogazioni a sorpresa, ed ecco che arrivano anche le famose verifiche a sorpresa, perché ovviamente non ci sono solo le interrogazioni, ma anche le verifiche, quelle che venivano messe il giorno stesso, perché magari il professore o la professoressa non aveva voglia di spiegare, non aveva voglia di fare le interrogazioni e quindi vi metteva a fare la famosa verifica e lei faceva i cavoli suoi. Cose successe veramente. Però, almeno nelle verifiche a sorpresa, se non erano proprio programmate, potevi cavartela perché magari riuscivi a cooperare un po' meglio, cose del genere. Però anche quelle comunque erano una vera e propria spina nel fianco. Un'altra cosa veramente odiosa erano i compiti delle vacanze. Cioè, ma se si chiamano vacanze, tu perché devi darmi compiti? Non ha senso sta cosa, raga, non ha senso. Non ha senso per il semplice fatto che se sono vacanze, in teoria, come lo sono per voi professori, dovrebbero esserlo anche per noi ragazzi. Perché non è che noi nelle vacanze ci mettiamo a fare i compiti. Infatti, più delle volte i compiti delle vacanze rimanevano per le vacanze, quindi nessuno li faceva, perché giustamente ci volevamo godere quelle 2 o 3 settimane che avevamo di festa durante l'anno. E poi diciamoci la verità, anche i compiti normali per il giorno dopo sono sempre una spina nel fianco, perché comunque dopo una mattinata di scuola torni a casa e magari ti devi mettere a fare 20 pagine di una materia, altre 30 di un'altra e sono una rottura incredibile. Però quelli delle vacanze lo sono ancora peggio. Un'altra delle tante cose odiose erano anche i PON obbligatori, ovvero quei corsi, diciamo, che facevi in più, che a volte erano facoltativi e a volte invece erano obbligatori.
quelli obbligatori di solito a me alle superiori sono stati dal terzo anno, perché comunque diciamo che essendo che si iniziano ad acquisire i vari crediti per la maturità, mettevano questi PON proprio per avere dei crediti. E quindi capite bene che anche se non ti piaceva la cosa che dovevi fare, la dovevi fare per forza, perché ti servivano magari i crediti per l'esame per cercare di prendere un voto superiore. Mentre per quanto riguarda i PON facoltativi, quelli secondo me sono davvero molto utili e sono un punto a favore, perché magari a chi interessano permettono di prendere magari delle certificazioni, come è stato per me con l'EIPAS oppure con il B1 di francese, che mi è tornato davvero utile adesso che sono all'università, dato che comunque mi hai risparmiato di fare una parte di esame che male non fa. Però quelli obbligatori li dovrebbero davvero abolire, come anche l'alternanza scuola-lavoro, che non c'entra assolutamente niente con il percorso di studi scelto, perché ci sono davvero scuole che fanno fare alternanze a ragazzi in posti improbabili, cioè tipo dei miei amici allo scientifico che hanno fatto come alternanza scuola-lavoro il restauro di opere d'arte. Cioè, ma che significa? Cioè, se io sto allo scientifico perché devo fare il restauro di opere d'arte, scusami. Fammi fare qualcosa, tipo qualche laboratorio, qualcosa che c'entri con lo scientifico, quindi qualcosa di chimica o di quelle cose là, insomma. Non ho parole, non ho veramente parole. Quest'ultima clip la faccio in bagno perché mi andava. Come vi ho detto, volevo sfruttare tutte le singole stanze di casa mia e quindi così farò. L'ultima cosa delle cose che odio, almeno di quelle che mi sono venute in mente per il momento, è il fatto di dover chiedere anche il permesso per respirare tra poco ad alcuni professori. Non so se vi è mai capitato, ma sicuramente sì, perché in 13 anni di scuola voglia di robe che capitano, che ci sono comunque alcuni professori che sono talmente tanto severi che anche se devi bere devi chiedere il permesso, nel tipo: prof, scusi, posso bere? Cioè, ci rendiamo conto? Ho capito il rispetto e tutto quanto, però se devo bere neanche che devo soffocare perché devo aspettare tu che mi dici sì. Magari voglio capire per andare in bagno e nemmeno, perché comunque ci sono alcuni che anche se glielo chiedi una volta su 10 lezioni che viene ti dice di no, perché secondo lui devi stare attento. Cioè, non credo sia normale, perché comunque sono bisogni essenziali e credo che comunque tutti abbiamo il diritto sia di bere sia di andare in bagno, appunto. Cioè, a pennello capita, diciamo, questa clip. E niente ragazzi, queste erano le cose che io non sopporto della scuola, e sto sfruttando anche la saletta che collega alle varie stanze per fare questa clip, però direi che adesso ci spostiamo in camera mia per fare bene la chiusura, perché qua fuori la luce è un po' quella che è, non si vede niente. Quindi dicevo, niente, questo è stato il mio video per quanto riguarda le cose che odio della scuola, o anzi che odiavo della scuola, perché ormai sono all'università quindi non ci vado più. E niente, fatemi sapere se anche per voi è così o se ci sono ancora altre cose che voi odiate della scuola. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia divertito. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto, e noi ci vediamo domani alle 18 con un prossimo vlogmas. Bella!